Favara al Castello Chiaramonte si è svolta la cerimonia di consegna della 21esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. I premiati sono la poetessa siriana Maram al-Masdri, Don Diego Acquisto, prete, giornalista e scrittore, poi il pittore Nicolò D'Alessandro, il fotografo e operatore culturale Carmelo Capraro, la musicista e docente Anna Maria Van der Poel, il medico e scrittore Nino Sandullo e poi Pietro Sicurelli, coordinatore del movimento Agende Rosse Paolo Borsellino, il gruppo Fa Barria Folk e poi la Società Italia Iniziative specializzata in comunicazione, eventi e internazionalizzazione delle imprese e poi Favara Runners e Fradici Runners, associazioni sportive e di promozione sociale. Ecco, siamo alla, alla serata conclusiva del premio Arte e Cultura Siciliana giunta alla 21esima edizione e devo dire, posso fare il bilancio, un bilancio dire positivo e riduttivo, perché veramente l'entusiasmo della gente, la partecipazione così massiccia è qualcosa di straordinario e che dice che veramente la gente ha bisogno di tornare a questa nostra sicilianità, a questi valori, perché partecipano e quando se ne vanno mi dicono grazie. Io vorrei dire grazie a tutti loro, ma loro dicono grazie perché ci sono queste meravigliose giornate che sono state tante, tutte interessanti, dal Festival della Canzone Siciliana Rosa Balistreri, l'incontro con le scuole, abbiamo parlato di Caronia e Marrone, quindi i due giusti della Sicilia. Praticamente noi a questi giovani nostri parliamo di punti di riferimento di persone, non di parole. Quest'anno abbiamo avuto delle novità, oltre allo spettacolo teatrale, la compagnia teatrale e del Centro Guttuso con i soci del Centro Guttuso, abbiamo avuto anche un concerto di musica classica a cura dell'Istituto Musicale Empedocle. Ci sono state serate così veramente entusiasmanti, così belle, che diciamo la gente è stanca della società, è stanca di tutti i problemi che si hanno e benvengano queste serate e dico grazie a chi mi collabora, grazie a chi partecipa e grazie veramente a tutta la gente e soprattutto ai nostri ragazzi. 21esimo premio, quindi è diventato ultra maggiorenne, per Favara rappresenta sicuramente una chiave molto importante soprattutto dal punto di vista culturale, perché è un'associazione che davvero interviene sotto diversi punti di vista, sotto il punto di vista culinario, dal punto di vista degli interventi scolastici, ma soprattutto nella valorizzazione di tutto ciò che è la nostra sicilianità, quindi il ricordo delle tradizioni, non di ciò che è vecchio, vintage come si dice oggi, ma di ciò che appartiene alle nostre tradizioni passate e quindi nel racconto, nelle storie e anche negli scritti che ci permettono a chi ha avuto magari meno fortuna di poter ricordare ciò che avvenisse nel passato anche nelle nostre comunità attraverso delle bellissime storie. Abbiamo avuto anche un gemellaggio con la comunità di Giuliana, un sindaco che con lui abbiamo fatto appena lo scambio di un dono, dove abbiamo molte cose in comune, un bellissimo castello così come questo che ci ospita questa sera, che ospita anche tante scuole che hanno partecipato attivamente a questo premio, quindi un momento culturale importante che vede le famiglie e la comunità soprattutto partecipa in maniera attiva, perché questo è quello che vogliamo all'interno di una comunità, partecipare in maniera attiva e lasciare il segno e insieme crescere. E allora questo gemellaggio con Favara rappresenta, come dire, un evento molto importante, perché le cose nascono così spontaneamente. L'amico Lillo Pantaperto mi fa la proposta di venire a fare il gemellaggio culturale con Favara presentando un personaggio locale, al che siamo venuti a conoscenza che Favara presentava Marrone, che era un giusto tra le nazioni,
E noi abbiamo il professore Caronia, che è genitore, sono di Giuliana, ma lui è nato a San Ciperrello, dove è stato premiato dallo Stato di Israele come il giusto tra le nazioni per avere salvato 89 ebrei. Quindi oggi venire qua a Favara e presentare il professore Caronia, che oltre a essere un giusto tra le nazioni, era un bravo medico e aveva scritto l'articolo 32 della Costituzione dopo il 44, devo dire che per noi è stato un grande evento importante, un grande onore e un grande piacere. Quindi per questo voglio ringraziare il presidente dell'associazione Lino Augusto Curciardino, che ci ha dato l'onore di essere qua, e tutta l'amministrazione comunale con al capo il sindaco per averci ospitato. Una vita vissuta si identificano come cavalli rampanti nella mente.